Oh! Oh! Bentornati sul Funky Taco, sono proprio io, Joker! E oggi parleremo di Joker 2. Lo chiamo Joker 2 e non Joker, titolo francese, perché io non parlo frocio. Ora non parleremo del film, perché ha fatto cacare, e parleremo di una mia teoria molto malata di mente, 100% sbagliata, che fa acqua da tutte le parti e non ha senso, è anche incoerente, non ha assolutamente senso quello che sto dicendo. Todd Phillips è il regista di Una notte da leoni 1, 2 e 3, Joker e Joker 2. L'informazione principale è: Todd Phillips, da quel che ho capito, non voleva fare Joker 2. Voleva fare un altro film ambientato nel DC Universe, però ha detto: guarda, io Joker è un film a sé stante, inizia, finisce, non c'è bisogno di nient'altro. Ma i produttori esecutivi gli hanno detto: Tommaso, Joker 1 ha fatto un sacco di soldi, dobbiamo fare il 2. E quindi lui ha detto: ma no, non lo voglio fare un altro Joker, datemi un altro personaggio. E loro gli hanno detto: ti diamo i soldi solo ed esclusivamente per fare Joker 2. Oh. Esatto, ha fatto letteralmente così. Vi riassumo Joker 1 in poche parole. Arthur Fleck è questo tizio che da piccolo è stato malmenato fortissimo, è impazzito, giustamente, e continua a ridere in modo maniacale quando praticamente a cazzo, ma soprattutto quando è stressato o nervoso. Lui si veste da Joker, ammazza un sacco di gente che lo bullizzava, alla fine va in diretta TV, praticamente spara un Gerry Scotti americano e alla fine giustamente lo arrestano, è matto, lo rinchiudono ad Arkham Asylum e il film finisce. Che cazzo vuoi raccontare dopo quello? Lui che evade, va bene. Però non l'hanno fatto in questo film di merda Joker 2. Pezzi di merda, perché Joker 2 inizia qualche mese dopo Joker 1. C'è sempre Arthur, magrissimo, anoressico, letteralmente maltrattato dalle guardie, questo è importante, incontra Harley Quinn in un blocco in cui la gente cantava, e poi da lì lui si innamora di lei, lei si innamora di lui. Più che altro non si innamora di Arthur Fleck, perché Joker è diventato famosissimo. Hanno fatto anche il film su di lui. E il film su di lui è una sorta di metanarrativa in cui vi dice: guarda, abbiamo fatto un film su di te. E il film su di lui è il Joker 1 che abbiamo visto in vita reale. Quindi è tutto un mindfuck, neanche troppo. Per tutto il film c'è questo avvocato che dice: Arthur, se tu dici, guarda, io non sono così tanto malato mentale, non ti rinchiudono subito, puoi provare. Praticamente lo vogliono uccidere, c'è la pena di morte, l'unica chance è provare a difendersi in tribunale. Tribunale, il 90% del film, una rottura di coglioni. Dopo la metà del film, Arthur Fleck torna a essere Joker, licenzia l'avvocato e diventa l'avvocato di se stesso. Si deprime perché pensa che Harley ami solo ed esclusivamente Joker e non Arthur Fleck, che è così. Quindi si deprime e dice: io non voglio più essere Joker, io voglio essere Arthur Fleck. Quindi tutti i fan di Joker, sia fuori dal tribunale sia dentro, dicono: fottiti bastardo, io sono venuto qui per vedere Joker. E questo è importante. A un certo punto il tribunale esplode, c'è due facce che muore. Arthur, nonostante fosse letteralmente di spalle ma davanti al muro, il quale è stato fatto saltare in aria, non si fa assolutamente nulla. Giustamente perché lui è Joker, lui è invincibile. Prova a scappare, incontra Harley Quinn sulle scalinate del primo film, le dice: dai Harley, scappiamo insieme, andiamo via. Lei risponde: mi fai schifo, che è quello che rispondono le donne con me. Però più che mi fai schifo, gli dice: guarda, io ero innamorata di Joker, Arthur Fleck per me non è nulla. E se ne va. Quindi, depressissimo, si fa catturare dalla polizia, lo rinchiudono di nuovo in Arkham Asylum, arriva questo giovanotto che gli racconta una barzelletta. Gli dice: toc toc. E lui: chi è?
poi ci sono altre frasi che non mi ricordo assolutamente, e alla fine il giovanotto accoltella Arthur Fleck muore, e il giovanotto fa la risata di Joker. Poi si apre anche la bocca col coltello con cui ha pugnalato Arthur Fleck e il film finisce. Adesso, quello lì con il sorriso tagliato potrebbe essere Heath Ledger del Cavaliere Oscuro. Molto probabile, perché è ambientato negli anni 80. Joker, il Cavaliere Oscuro, è ambientato nel 2008, però questo non ce ne frega un cazzo. Più che altro, adesso torniamo all'inizio. Questa era la trama di Joker 2, ma la mia teoria è che non ha senso questa teoria, ma voi fidatevi, fate finta che la sta dicendo qualcuno intelligente. E poi una premessa, non l'ho letta da nessuna parte perché non ha senso, giustamente. Arthur Fleck, secondo me, è Todd Phillips, il regista del film. All'inizio è malmenato, malmesso dalle guardie. Le guardie sono i produttori esecutivi che volevano fare Joker 2 per fare i guadagni, no? Man mano che malmenavano Arthur Fleck, gli dicevano: fai una battuta, così se fai la battuta ti ricompensiamo con una sigaretta. A proposito di sigarette, fumano tipo, 40 pacchetti al giorno, quindi anche se non fosse morto per le coltellate, sarebbe morto per il cancro ai polmoni. Gli dicono: fai una battuta, per dire, torna a essere Joker, tra virgolette. Lo stavano sia prendendo per il culo, ma sotto sotto è come per dire: Joker deve tornare, così che noi ci divertiamo, e in vita reale le guardie, ovvero i produttori esecutivi, dicono: noi facciamo i soldi. Harley Quinn è il fan di Joker, del primo Joker. Per tutto il film lei è innamorata del primo Joker, poi alla fine ha visto Joker 2, ovvero quello che sta succedendo in Joker 2, e dice: no, non è Joker questo. Questo non è Joker, questo è un film completamente diverso. Esce dal film come uno che esce dalla sala e dice: io non ci voglio avere più niente a che fare, questo non è Joker. È un po' quello che è Harley. Lo sono anche tutti i fan che erano in tribunale, tutti i fan di Joker, che hanno visto il film. Quello sia quello finto, tra virgolette, che esiste nel mondo di Joker, sia Joker 1 in vita reale nella nostra, tra virgolette, dimensione. Tutto il tribunale è Joker, ovvero Todd Phillips, che dice ai produttori esecutivi, ovvero non i fan di Joker, tutta la gente che era a sinistra nel tribunale, i fan di Joker erano a destra nel tribunale perché si dividevano. Quelli a sinistra, i produttori esecutivi, dicevano: tu, Arthur, tu sei Joker, tu continui a essere Joker, perché se tu continui a essere Joker, noi vinciamo il caso, noi vinciamo i soldi, noi vinciamo i guadagni. Infatti, poi, quando Joker si rompe il cazzo di essere Joker, i fan di Joker lo abbandonano. E alla fine, quando il giovanotto, il nuovo Joker, lo accoltella, Arthur Fleck giustamente muore. Non è più Joker, non è più Arthur Fleck. Quindi, questo vuol dire che Arthur Fleck non è immortale, ma Joker sì. Quindi, anche senza la presenza di Todd Phillips, anche senza la presenza di Joaquin Phoenix, Joker può ancora tornare in altre vesti, con altri registi, ma con gli stessi produttori esecutivi. Le guardie del carcere, eh? Esatto, non ha assolutamente senso quello che ho detto. Ma la vera domanda è: Harley Quinn era incinta? La risposta è... su e giù per le contrade, di qua e di là si sente la voce allegra.
dolce graziosina, chiama lo spazzacamì, s'affaccia alla finestra una bella signorina con voce graziosina, chiama lo spazzacamì. Prima lo fa sedere, mi guida a mangiare e bere allo spazzacamì. Prima lo fa entrare e poi lo fa sedere, gli dà mangiare e bere allo spazzacamì. E dopo aver va a vedere il buco del canile, e dopo aver mangiato, mangiato e ben bevuto, gli va a vedere il buco del canile. Mi spiace giovanotto, è stretto, povero giovanotto, come farai a salir? Mi spiace giovanotto, che il mio cammino è stretto, povero giovanotto, come farai a salir? Somiglia